Gli arcanici sono pervenuti attraverso un'iconografia che si ricollega a periodi storici quali il Medioevo e il Rinascimento e che svariati artisti e illustratori hanno rielaborato e interpretato nel tempo. Al di là del tempo e dei luoghi, essi sono sempre esistiti ed esistono sotto forma di archetipi essenziali. E così posso dire che si sono manifestati a me nella loro essenza per essere ritratti come dipinti ad olio su tela. Ho intitolato la serie Gli Arcani della Soglia. E attraverso gli anni ho imparato molte cose attraverso essi, lavorando con loro. Gli arcani sono uno strumento vivo di conoscenza e di lavoro sulla via che conduce al reale, per renderci reali, perché in 22 passi o gradi gli arcani ci descrivono quel processo di realizzazione che si applica a ogni campo dello scibile, nel visibile e nell'invisibile. Conoscere in profondità gli arcani vuol dire intraprendere un cammino di conoscenza di sé e del mondo in tutte le sfaccettature. Significa comprendere la struttura nascosta della realtà che sta oltre i veli dell'illusione. Significa acquisire uno strumento che ci permette di liberare noi stessi dalla schiavitù del cosiddetto ego, che obbedisce alle leggi di azione e reazione, e quindi di accedere alla dimensione unica dell'essere, che si eleva al di là di ogni conflitto e dualismo, per realizzare pienamente noi stessi. Gli arcani quindi ci mostrano i passi da fare sulla via di integrazione e realizzazione per eccellenza. Attraverso essi possiamo fare ben di più che predire il futuro o interpretare il passato. Attraverso essi possiamo coltivare, sviluppare e realizzare presenza, creando nel presente i presupposti del miglior futuro possibile. Per quanto mi riguarda, mi propongo di mostrarvi questo sentiero, questa via, la via degli arcani, che è la via che sto percorrendo, condividendo con voi alcuni dei suoi segreti. Restate sintonizzati.